Buongiorno, ben ritrovati nuovamente sul nostro face to face. Siamo qui in compagnia di Premier Finance, un ritorno perché ci siamo già incontrati qualche tempo fa, abbiamo parlato di progetti, di prospettive. Oggi parleremo dello stato attuale della situazione di Premier Finance. Con noi c'è l'amministratore delegato Gaetano Nardo. Buongiorno Gaetano. Buongiorno Flavio, buongiorno a te e a tutti. E Andrea Pennato, direttore generale. Buongiorno Andrea. Ciao Flavio, grazie dell'invito. E il direttore di rete Premier Finance, Girolamo Orlando. Buongiorno Girolamo. Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, iniziamo con Gaetano. Come dicevamo prima, abbiamo parlato prima della chiusura dell'anno scorso sui progetti 2023, annunciando quello che sarebbe stata la chiusura del 22. Oggi il bilancio è stato chiuso. Ti chiedo, Gaetano, come è andato questo 2022? Che risultati abbiamo ottenuto? Sì, grazie Flavio. Volevo dire che Premia, essendo una società quotata in borsa, ha l'obbligo, diciamo, di presentare il bilancio entro il 31 marzo. Quindi, diciamo, noi abbiamo già chiuso il nostro bilancio, presentato agli azionisti, quindi diciamo parliamo con dati di fatto. Mi sento di dire che questo per Premia è stato un anno eccellente, un anno da record. Vorrei leggere solamente alcuni dati che francamente sono pubblici, ma ci tenevo a esprimerli. Quest'anno, diciamo, il fatturato è cresciuto quasi del 30%, in particolare esattamente del 28,73% rispetto all'anno prima, e passa da circa 4 milioni e 8 a 6 milioni e 2. Abbiamo anche registrato un EBITDA importante che oggi supera il milione e siamo a più 78% rispetto all'anno prima. Un risultato netto consolidato pari a oltre 600 mila euro, con un incremento di più del 110% rispetto al risultato dell'anno prima. Una posizione finanziaria netta che passa da 1.100.000 dell'anno prima a quasi 1.800.000 del 2022. Quindi, come dire, grandi risultati, grazie, dico sempre, a tutto il nostro staff, anche a tutti i nostri consulenti che con una serie di azioni formative siamo riusciti a farli fatturare di più. L'ultima cosa che vorrei dire in questo senso è che anche grazie all'ingresso di due nuove figure, direttore finanziario e direttore generale, ci hanno consentito di intraprendere un importante percorso di crescita e di diversificazione. Quindi un anno positivo, un 2022 positivo, e mi sento anche di dire che cresciamo anche in questo primo trimestre. Molto bene. Allora, ha parlato dell'ingresso della nuova figura del direttore generale. È qui con noi appunto Andrea Pennato, Andrea, figura conosciuta sul mercato, quindi non starei troppo a fare presentazioni, insomma. Però Andrea ti voglio coinvolgere proprio sull'attività. So che uno dei tuoi primi impegni da quando sei entrato è quello di redigere il nuovo piano industriale. Quindi abbiamo parlato del recente passato con il bilancio. Ti chiedo a te quali saranno le prospettive per il prossimo triennio. Sì, grazie della domanda. Diciamo che i risultati dell'anno scorso sono stati molto positivi, come diceva Gaetano, e la sfida per il prossimo triennio è ancora più forte. Come tu sai, insomma, ci conosciamo da qualche anno, a me le sfide piacciono soprattutto se sono complicate, ecco, le cose facili non mi piacciono. E diciamo che il piano industriale per il prossimo triennio è veramente sfidante e ambizioso, ecco.
usando uno slogan lo chiamerei 3 per 2, ecco, nella logica che nei prossimi 3 anni dobbiamo fare tutto per due, quindi diciamo che sui numeri che ha detto Gaetano dobbiamo fare il doppio del fatturato, il doppio dell'EBITDA e anche corrispondentemente dobbiamo crescere del doppio della rete, quindi dei nostri raddoppiare i nostri consulenti perché il nostro core business rimane quello, diciamo, fisico, quindi tramite una rete di consulenti. E quindi ovviamente per raggiungere questi numeri dobbiamo avere anche più potenza di fuoco. Ecco, questo è un po' l'obiettivo di questo triennio e speriamo, insomma, incrocio le dita e speriamo che vada. Bene, a raggiungere questi obiettivi, come hai giustamente detto Andrea, ci vuole una rete che performi ancora di più. Allora, Girolamo, ti do a te la parola perché la rete è affar tuo. Quali saranno gli sviluppi e gli obiettivi per il 2023 della rete e insomma, come sosterrai questo piano industriale? Ma guarda Flavio, intanto grazie per la domanda. Noi siamo molto soddisfatti di quello che è stato intanto l'anno 2022 perché abbiamo consolidato e mantenuto attiva un'ete composta da circa 120 agenti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo cercato di supportarli sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista della formazione, anche con forti investimenti che sono necessari per mantenere una rete. Insomma, come la nostra, e quindi lasciando da parte l'anno 2022, devo dirti che il 2023 è stato per già nel primo trimestre un anno di grandi soddisfazioni perché solo nei primi 3 mesi dell'anno abbiamo inserito circa 15 agenti, nuovi agenti, per cui siamo arrivati ad oggi ad avere una rete composta di 135 specialisti nel mondo del credito, ovviamente specializzati sul quinto, ma questi professionisti del credito che lavorano e coprono quasi in maniera capillare tutto il territorio nazionale avranno anche l'opportunità di distribuire altri prodotti per il tramite dei nostri progetti che riguardano la diversificazione dei prodotti. Girolamo, sicuramente far aumentare la produzione del singolo collaboratore attuale è un obiettivo a breve, ma per mantenere le promesse del piano probabilmente si dovrà provvedere anche a ulteriori nuovi ingressi. So che oltre a una platea di collaboratori, di intermediatori creditizi sul mercato, state diventando attrattivi in realtà anche per strutture diverse, sempre nell'ambito della cessione del quinto, soprattutto per agenti in attività finanziaria. Sì, diciamo che alla nostra azienda abbiamo avuto la capacità di strutturare un sistema operativo tale per cui è un'operatività più che altro tale per cui riesce ad essere abbastanza attrattivo per agenti ben strutturati. Quindi questo sa significare che oggi lavorare in premia per un agente in attività finanziaria significa avere una operatività piuttosto snella, avere un nuovo gestionale che abbiamo messo in piedi da più tempo che la rete sta iniziando ad utilizzare con dei sistemi innovativi, con dei sistemi di controllo sulla pratica istantanea che permetteranno ovviamente anche ai futuri nostri nuovi ingressi di poter lavorare sempre in maniera più veloce, essere assistiti, avere delle risposte sicuramente immediate su quello che è la lavorazione della pratica, perché sappiamo benissimo che il nostro settore, insomma, oltre al pricing, che deve essere sicuramente competitivo nonostante il periodo è quello che è, oggi gli agenti in attività finanziaria ci chiedono velocità, assistenza, formazione e soprattutto supporto affinché si possa andare sempre più veloci, essere sempre più pronti a dare le risposte ai propri clienti, per cui ottenere sempre degli ottimi risultati, in termini di produzione. Andrea, sicuramente Girolamo ha un obiettivo molto sfidante, però immagino che la crescita non sarà solo per inserimenti di singole persone, quindi di singoli collaboratori, ma continuerete con la ricerca e l'acquisizione di nuove strutture.
Assolutamente sì, diciamo che il piano industriale che ho descritto prima è quello che riguarda la logica di una crescita interna, ecco. Invece per quanto riguarda, diciamo, la crescita esterna, ha parlato prima Gaetano, il fatto che noi siamo quotati in borsa, diciamo, l'obiettivo principale per cui l'abbiamo fatto è quello di fare anche delle acquisizioni all'esterno, ecco. Ovviamente noi abbiamo anche dei vincoli. Di statuto, diciamo, e di attività, quindi acquisizioni possiamo solo acquisire, diciamo, società che fanno più o meno il nostro stesso lavoro e da questo punto di vista però ci stiamo muovendo tramite il nostro advisor, diciamo che siamo in pista con diversi player, qualche offerta l'abbiamo già fatta, qualcuna è stata rifiutata, qualcuna è in ballo, diciamo che l'idea sarebbe quella, fondamentalmente di trovare un player o più di uno che siano specializzati o nel prodotto di cessione con un modello diverso oppure in altri prodotti, diciamo, della mediazione creditizia e in questo caso, diciamo, sia per dimensioni che possono essere simili alla nostra o un po' più piccole. E con loro creare una sinergia. Ecco, nella logica delle acquisizioni, noi stiamo cercando comunque dei partner che abbiano un po' il nostro modello, la voglia di crescere e di creare, diciamo, sinergie con Premia Finance. L'obiettivo ovviamente non è quello di fare un'acquisizione spot, ma quello, insomma, anche sul management, diciamo, che ha gestito, che ha creato eventualmente un altro mediatore o un'altra rete diciamo, aiutarlo a lavorare con noi e tramite sinergie, come dicevo prima, sviluppare il lavoro di entrambi, ecco. Bene, però questa strategia è già iniziata da un po', lo sappiamo. Avete annunciato, Gaetano, da poco l'acquisizione di Prestito Più, un mediatore creditizio. Insomma, raccontaci un po' come è andata. Era un'acquisizione che è stata chiusa verso la fine dell'anno scorso. Sì, è un'acquisizione che è stata chiusa a novembre dell'anno scorso. Come ha detto bene Andrea poc'anzi, andiamo, diciamo, su mediatori con modelli diversi. Ecco, nella fattispecie Prestito Più è stato scelto e, come dico sempre, principalmente per le persone che la rappresentano, ma anche per un modello di business diverso da quello di Premia, no? Il modello di business di Prestito Più è più incentrato sull'online, sulla produzione diretta, mentre, come dicevamo prima, Premia è più incentrata sulla rete fisica. Questo per una serie di motivi. Uno fra i tanti, anche il know-how che società del genere riescono in qualche modo, no, a portare all'interno della società Premia, che magari oggi lavora con un modello di business diverso. Quindi prodotti uguali ma modelli diversi, ecco, in questo caso. Ah, quindi diciamo sia per l'acquisizione, ma immagino anche come ci siamo raccontati l'ultima volta, anche per la strutturazione interna, Premia si muove con la creazione continua di nuove business unit. Assolutamente sì, e voglio fare un breve accenno a questo. Già da fine anno sono partite, nella fattispecie, tre business unit. La business unit dei mutui, abbiamo, diciamo, adesso, anche con l'avvento di Andrea e, diciamo, di un management specializzato nei mutui, abbiamo già cominciato a sottoscrivere i primi accordi diretti. Uno fra tanti, e me ne fregio, con BNL Finance per la distribuzione dei prodotti, non solo dei mutui. Abbiamo creato anche un'altra business unit sull'azienda che è partita a novembre e ad oggi già sta dando dei grandissimi risultati, anche perché è formata, diciamo, da professionisti qualificati del settore. E nel contempo abbiamo creato anche una società di rent, quindi noleggio a lungo termine,
che vediamo un prodotto come prodotto affine a quello che sono i prodotti che oggi veicoliamo, che oggi distribuiamo, e quindi proprio abbiamo creato una società specifica che prende il nome di Premier Rent, con cui siamo già partiti da qualche mese anche lì con degli ottimi risultati. Quindi diciamo oggi le business unit attive sono tre e in costruzione abbiamo quella assicurativa, perché premia in pancia a un broker assicurativo che oggi, come dire, vorremmo far partire nel migliore dei modi. Lo abbiamo sfruttato, diciamo, in parte in questi anni, adesso cercheremo di sfruttarlo al 100%. Girolamo, quindi ti stanno dando tanti prodotti in più da utilizzare e da far utilizzare alla rete. Come reagisce la rete a questa diversificazione di prodotto? Ma guarda Flavio, c'è da dire che Premia comunque è una società che è stata costituita davvero da pochissimo tempo, no? 4 anni circa dalla costituzione, e arrivare a dei numeri così importanti di agenti che operano con noi, come ti dicevo, 120 era il numero che ci eravamo prefissati di raggiungere nel 2022, 135 allo stato attuale. E ci eravamo prefissati entro fine anno di raggiungere i 150 agenti, e quindi questo obiettivo, diciamo che lo raggiungeremo nel primo semestre anziché a fine anno. Questo ci consentirà sicuramente di arrivare ad inserire in azienda, a questo punto concentrarci su quello che possono essere inserimenti di specialist prodotti legati appunto a queste business unit di cui ti parlava prima Gaetano. Adesso il nostro obiettivo sarà quello di fare in modo che arriveranno in Premia anche specialist prodotti diversi da quello del quinto, quindi dei professionisti specializzati su quello che è i prodotti dedicati ai finanziamenti alle aziende piuttosto che ai mutui, no? E quindi lancio anche questo messaggio per dire che la struttura operativa e tutto quello che sono i colleghi all'interno delle business unit sono già pronte e verranno messe a disposizione tutti coloro i quali desidereranno con Premia non solo collocare il prodotto di cessione del quinto, ma ovviamente iniziare a sfruttare, ad utilizzare tutte quelle che sono le armi che noi possiamo mettere a disposizione in maniera direi davvero professionale, perché sono stati veramente importanti gli investimenti economici che sono stati fatti per far sì che dei professionisti del settore e quindi delle figure che potessero assolutamente essere messe a disposizione della rete per le analisi del credito, piuttosto che per l'istruttoria di una pratica che è molto complessa relativamente ai prodotti aziendali, oggi in Premia ci sono queste figure che sono già pronte a supportare una rete che dovrà crescere e comunque vedrà anche, oltre a nuovi inserimenti, un supporto agli attuali agenti specializzati sul quinto, che avranno a disposizione ovviamente altre opportunità per poter fatturare per quello che concerne appunto i mutui con la nuova business unit mutui e per i prodotti aziendali e per i prodotti di rent con la nostra nuova società che si chiama Premia Rent. Bene, Gaetano ci ha anche detto, raccontandoci dell'acquisizione di Prestito Più, che insomma si sta puntando sul loro know-how, il digital e comunque l'online. Andrea, tu hai una certa esperienza in questo settore. Quanto inciderà questa nuova business unit sulla nuova, diciamo, nuova Premier Finance? Sì, allora premetto che, come abbiamo detto più volte, vogliamo restare una società che fondamentalmente si basa su una rete di consulenti, ecco, quindi vogliamo restare comunque sul fisico. Per quanto riguarda la parte digital, diciamo che vogliamo o abbiamo già iniziato anche qui con degli investimenti a creare una comunicazione più semplice con la rete. A cercare anche di portare la rete a una
smaterializzazione dei documenti a una gestione della pratica più semplice. Ecco, questi sono, diciamo, i progetti che vediamo sulla parte digital, che in realtà svilupperemo dalla seconda metà di quest'anno in poi. Per quanto riguarda invece la logica online, quindi se parliamo di online per un tema di acquisizione o di lead generation, quindi di supporto anche in questo caso. Per quanto riguarda la rete, quindi non pensiamo di fare una lead generation per poi girarla alla rete, ma vogliamo comunque filtrarla tramite un contact center centralizzato in modo che il nostro consulente abbia già un cliente pronto, interessato e un appuntamento fissato per riceverlo. Ecco, questo è un po' il modello che vorremmo sviluppare. Ripeto, anche questa parte nella seconda metà dell'anno, poi magari faremo un'altra intervista magari per presentarla, molto volentieri. E in questo momento, diciamo, stiamo facendo gli investimenti e dei piccoli esperimenti. Ecco, questa è un po' la situazione attuale. Benissimo, allora io intanto vi ringrazio per averci raccontato l'attuale realtà di Premia Finance. A questo punto vi saluterei con l'invito di rivederci, come giustamente diceva Andrea, magari nella seconda metà dell'anno, magari anche fisicamente in quel caso, per verificare quanto abbiamo detto, a che punto siamo, se gli obiettivi sono stati raggiunti oppure superati, perché no? E quindi vi do appuntamento al prossimo incontro e vi ringrazio. Buona giornata. Grazie, grazie a te Grazie. Flavio, a presto. Grazie Flavio, Buona buona giornata a giornata. tutti. Buona giornata anche da parte mia.